cuore verde batte più che mai. Alza le tue mani, canta insieme a noi. Noi siamo felici perché siamo amici. Prendi l'emozione, vivile con noi. Green Art, Green Art, ma è solo amore. Green Art, Green Art, siamo qui per te. Green Art, Green Art, ma è solo amore. Green Art, Green Art, Ischia è qui per te. Facciamo un po' di musica? Quindi cosa c'è? Un po' di musica, Scandaresi, Guido Agoneo, Guido Agoneo, perché no? Autopresentazione, brani Elisabetta Capuzzo, Lo specchio di Narciso, è solo per clarinetto e basso, quindi ci facciamo tutto il repertorio. Voi siete, siete i padroni di 20 minuti, quindi fate quello che vi pare. Avete 20 minuti di uso. Va bene, allora cominciamo senza andarci più di tanto tempo. Noi siamo di Perugia, io e Natalia Benedetti, però ad Ischia abbiamo collaborato già fin dall'84-85 con il maestro Sena, quando ancora il nostro Bruno Mancini non era nemmeno nato in quegli anni lì. Quindi poi abbiamo scritto un inno particolare che è risultato l'inno di questo premio 8 milioni. Noi siamo un duo che esegue musica classica, musica anche particolare, come ascolterete da questi 20 minuti, e particolare anche perché è attinente ha un repertorio denominato musica contemporanea, almeno il primo brano di questi. Abbiamo l'onore di avere con noi la compositrice, che la presento, che è Elisabetta Russo, la nostra bella signora celeste. Capurzo, Elisabetta Capurzo, che ha scritto questo brano veramente particolare, Lo specchio di Narciso. Immaginatevi un clarinetto basso che suona i suoi suoni in modo classico e lei lo trasforma quasi ponendosi di fronte allo specchio e dicendo: ma io posso suonare solo note classiche, posso fare dell'altro. Ascoltate come la nostra Elisabetta Capurzo si inventa uno strumento veramente inusuale e contemporaneo, Lo specchio di Narciso di Elisabetta Capurzo.
Particolare, Elisabetta Capurro.